Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Volevo farvi vedere il semenzaio come è adesso ad aprile, in realtà è la serra che utilizzo come semenzaio in questo periodo dell'anno. Purtroppo troverete ancora che sto lottando con qualche traccia piccola piccola di muffa, perché in realtà sono una settimana, 10 giorni che sta piovendo, è molto umido. Per quanto io tenga aperta la serra, ho risolto gran parte dei problemi, ma ancora qualcosa c'è ed è tosta da mandar via. Ho provato i cetriolini del Lidl, eccoli qua. La germinazione è discreta, più che discreta devo dire, infatti adesso vi faccio vedere un altro vaso, dove sono trovato veramente con semi che non gli davo 2 soldi e invece mi sono dovuto ricredere, tant'è che l'anno prossimo li riprenderò. C'è poca scelta se dovete prendere al Lidl, però prendeteli tranquillamente perché ho visto che sono dei buoni semi, insomma. Ecco, sto avendo grossi problemi con la germinazione dei meloni, non se ne parla, insalate. Queste sono le insalate da taglio che già avevate visto. Qui ho fatto un esperimento per la prima volta e qui chiedo un vostro consiglio con gli asparagi. Sono venuti fuori così. Adesso non so se devo trapiantare queste piantine una a una o un paio alla volta nei vasetti per farle crescere meglio. Onestamente mi devo informare, se avete un consiglio da darmi sugli asparagi ve ne sono grato. Questi sono gli altri che vi dicevo, cetriolini del Lidl, guardate che belli. Un po' di mais acquistato, quello ibrido, non sta venendo fuori per niente. Abbiamo le zucchine, qualcosa è venuto fuori. Pomodori, ecco, pomodori ho avuto una discreta resa. Questi sono i Saint Pierre, sono degli F1, li ho messi qui per scherzo. Non ci speravo per niente, era una bustina che avevo da un po' in casa. Questi invece sono i pomodori che mi ha dato mio amico Marco, sono i canestrini, stanno venendo su bene, di questi salverò i semi sicuramente, anche questi. Questa zona morta non c'è stato verso di far venire fuori niente. Peperoncini calabresi che hanno germinato tutti insieme, quindi adesso è il momento veramente di metterli in vasetti, se no soffrono, poverini. E basilico, poca roba. Qui abbiamo i legumi, qualche peperone, questi sono i fagioli. Anche qui abbiamo avuto una resa di un 50% circa, sono rimasto molto deluso da questi fagioli qua. Piantine di limone salvate, 2 su 3 stanno venendo su abbastanza bene, devo trapiantarle. Pomodori, questi sono i miei, sono i cuori di bue e sono i datterini. Questi me li porto avanti da un po' di anni. Sono semi che io ho salvato dalle piante più vigorose, guardate che belli, sono quelli più avanti di tutti ed è ora di trapiantarli in vasetti singoli perché sennò cominciano a soffrire. Di queste fine stagione vorrei salvare parecchi semi, quindi a quel punto se a qualcuno servono un po' di semi me lo dica. Qui c'è un po' il mio orgoglio, che è la prima volta anche questo, al pari degli asparagi, è la prima volta che semino i carciofi e mi sono venuti su abbastanza bene, guardate che belli. Questi li avevo già trapiantati appunto singolarmente e tra un po', penso fra 2 o 3 settimane, se il tempo mi dà clemenza, li metterò a terra. Qui abbiamo un vasetto di insalate che ho fatto io. Questo è ora di trapiantarle nel cassone che ho fatto, quello che avete visto sicuramente qualche video su Instagram. Ieri mi sono divertito a fare questo cassone per l'insalata, ho portato giù un tubo dell'irrigazione e ho messo gli irrigatori quelli a fungo. Adesso piano piano la riempirò. Questa era l'insalata che ho trapiantato, che ho tolto dal semenzaio, dalla serra. Però vedo che si stanno riprendendo tutte, ne ho ancora da trapiantare e quest'anno ci dedichiamo un po' agli esperimenti sull'insalata. Peperoni e peperoncini, anche questi qua stanno soffrendo, quindi devo cominciare a metterli vasetti singoli, anche se non tutti hanno la seconda coppia di foglie, però d'altronde lasciarli così non crescono e non va bene. Le insalate varie, ancora legumi, ancora insalate, queste le ho fatte tutte io, dei semi. Qui ho un semenzaio che non mi sta rendendo per niente. Ho messo il mais in mezzo e i ceci ai lati e non va bene, si vede che le temperature sono troppo fredde, soprattutto nella parte bassa della serra e soprattutto in questo periodo dell'anno, perché speravo qualcosa di meglio, ma a parte un marzo caldo che mi ha dato buone speranze, ma ad aprile, ragazzi, non viene su niente. Anche il basilico che tenevo in casa è rimasto fermo, praticamente è un mesetto che è così. Le fragole hanno una crescita lenta, ma questo già lo sapevo. Queste sono quelle rampicanti. Queste sono tutte piantine che ho cominciato a fare in casa e poi le ho spostate in serra. Qui sulla destra ho messo le carote. Le ho seminate un po' di tempo fa, saranno un paio di mesi, crescono molto lentamente. Le ho messe appunto in questo vaso profondo perché tanto le carote vanno giù. Ho ancora qualche carciofo, l'avevo messo qui perché non sapevo dove metterlo. Qui sulla sinistra invece vi faccio sorridere. Avevo messo le carote, non venivano. E sapete come succede? Che fai? Lasci la terra incolta?
Allora ho messo un po' di mais, anche questo visto che tardava a venire, e ho messo dei peperoni. Peperoni li ho messi un po' troppo in anticipo, qui comunque ad aprile ha fatto freddo e quindi si sono fermati. Ora mi ritrovo con un mix di tre colture, mais, carote e peperoni, quindi mano a mano le prime piantine che vengono su le tolgo e le metto nel posto giusto. Ultimo, ma non per ultimo, queste sono le due piantine di pomodori su cui ho iniziato i test del concime Solabiol. Il video lo vedrete tra qualche mese, vediamo i risultati, se le piante non muoiono prima per qualche strano motivo, quindi a quel punto è inutile che farò il video su questo test, però ci sto lavorando, questa ho iniziato oggi col concime Solabiol e questo no, quindi vediamo come va. Bene, il lavoro da fare è molto, soprattutto per i trapianti dei pomodori e dei citriolini, comincia veramente a essere importante come cosa, infatti devo capire dove mettere tutti i vasetti, però è una grandissima soddisfazione davvero, con pochi soldi abbiamo fatto un orto. Visto l'andazzo penso che dovrò acquistare soltanto, se non me le dà il vicino faremo il baratto, dovrò acquistare melanzane e meloni, non è poco, purtroppo non sono riuscito a farle germinare questo, non so perché, tra una cosa e l'altra non è venuto fuori niente, quindi però ho abbattuto già il costo con i pomodori, che io metto un 120 piante, quindi ne ho d'avanzo. Bene, è tutto per questo video, se vi fa piacere di mandarmi qualche foto dei vostri orti, qualche video sulla mail o qui nei commenti su YouTube, mi fa molto piacere, imparo un po' da tutti voi. Vedo un po' come funziona, come fate voi e vi rubo qualche segreto. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se vi è piaciuto il video fatelo girare. Se mi volete scrivere qualcosa nei commenti, cerco di rispondere a tutti. Guardate il blog se vi fa piacere perché è ricco di contenuti. Buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.